Stefania Guadasco, direttore del CISACA, oggi l'inaugurazione delle nuove sale di musica del Punto D al quartiere Cristo è un altro passo importante per questo quartiere e per il consorzio. Sì, un altro passo importante per il comune di Alessandria che ha voluto fortemente questa riapertura di queste stanze, per l'associazione dei commercianti e naturalmente per il CISACA. Abbiamo volentieri aderito alle sollecitazioni che ci sono arrivate per poter restituire le due sale alla città. Abbiamo fatto i lavori, li abbiamo finanziati, grazie alla cooperativa Azimut, oggi c'è tutto quello che potete vedere perché i lavori li hanno realizzati loro. Adesso si comincia. Come funzioneranno? Allora, queste due stanze sono due stanze ovviamente insonorizzate. Questa che vedete alle mie spalle è una stanza dedicata agli strumenti e alla possibilità per le band musicali, sia giovani che meno giovani, perché ci sono anche le band un po' più senior, di poter venire e effettuare le prove musicali attraverso una prenotazione su un'app che l'Associazione dei Commercianti ci metterà a disposizione oppure attraverso un abbonamento. Ci sarà una piccola quota simbolica da pagare. Per quanto riguarda le band giovanili, quelle un pochino meno giovani pagheranno qualche cosina di più, ma questo per poter consentire agli strumenti di essere manutenuti e di poter garantire la sanificazione, la pulizia, tutto quello che è necessario garantire in questo periodo in modo particolare. La stanza di là, che è una stanza che abbiamo deliberatamente lasciato vuota, è una stanza che arrederemo con la strumentazione che i giovani ci indicheranno. Siccome noi siamo ormai un po' âgés, come si dice, credo che i giovani ci possano dire esattamente di che cosa hanno voglia e bisogno e lo faremo insieme a loro, quindi l'arredamento di questa seconda stanza. Pensiamo, immaginiamo che sia opportuno attrezzarla con una tecnologia che consenta di fare dei video su YouTube piuttosto che so, le cose che piacciono Più ai giovani, digitale. più digitali. Ok, grazie. Grazie. Assessore Aneto, oggi l'inaugurazione delle due sale musica al Punto D è un altro passo per il comune, il CISACA e il quartiere. Assolutamente sì, questo è un luogo per i ragazzi e le ragazze della mia generazione molto importante. È stato chiuso per tanto tempo, ma ha sempre rappresentato non solo per i ragazzi e le ragazze del Cristo, ma per tutta la città un luogo di aggregazione molto importante. Ha cambiato un po' faccia perché il Punto D è di fatto un centro per famiglie oggi, ma finalmente hanno riaperto anche le sale musica e questo ovviamente è un passo molto importante, soprattutto dopo 2 anni complessi per i giovani. Insomma, mi sembra un bel segnale per il futuro, un punto di inizio per un buon futuro per i giovani. Grazie.